D'accordo. Allora, la registrazione è avviata, quindi possiamo cominciare. Diciamo che l'argomento di oggi è abbastanza vario e sostanzialmente prendiamo come caso studio un lavoro che abbiamo dovuto fare per una committenza, in cui abbiamo utilizzato diversi strumenti. Quindi, se ovviamente avete domande, fatele pure, interrompetemi via discorrendo. Sento un microfono, non so se è il mio eco. Mi sembra che siano tutti spenti, anzi no. Se invece non avete domande, vi chiederei di tenere il microfono spento in maniera da far andare avanti la presentazione senza troppe interruzioni, cioè senza troppi disturbi più che interruzioni. Interruzioni sono benvenute. Quindi, diciamo che prenderemo, stavo dicendo, come caso studio il lavoro che abbiamo fatto, spiegherò un po' il workflow che abbiamo seguito e gli strumenti che abbiamo utilizzato. In particolare, insomma, la parte fondamentale di questo lavoro è stata Mapillary e l'integrazione di un WebGIS della committenza, un catasto strade in Leadsmap con lo strumento di Mapillary. Quindi, senza esitazione, andrei avanti. E brevemente, una brevissima descrizione del lavoro solo per capire di cosa stiamo parlando. Altrettanto brevemente darò giusto due informazioni su Mapillary e poi verso la fine di questo incontro eventualmente apro la piattaforma e vi faccio vedere effettivamente cos'è per chi non lo sapesse. Anche qui poi ci sarà un breve riepilogo sugli strumenti utilizzati per questo lavoro, in particolare per il rilievo fotografico, di cui non mi sono occupato personalmente, è stato un nostro collega. Ma appunto le indicazioni che ho utilizzato sono tutte scritte sostanzialmente sul sito di Mapillary e diciamo farò solo un breve cenno agli strumenti utilizzati. Scusate, spengo la telecamera per non sovraccaricare la linea, perdonatemi. E poi dopo gli strumenti utilizzati andremo a vedere anche qui brevemente il workflow che è stato adottato per quanto riguarda il trattamento dei dati, quindi delle foto. Anche qui è stato molto semplice, l'unica difficoltà è data dalla mole di dati, che in questo caso erano parecchi. E infine vi farò vedere appunto ad altissimo livello quello che è stato fatto per integrare lo strumento di Mapillary e quindi le foto, sostanzialmente il rilievo fotografico che è stato eseguito con il WebGIS del catasto strade. E vedo una domanda in chat che non riguarda, diciamo, la presentazione, ma problemi con l'audio. Non lo so se vuoi provare ad aprire il microfono, Mario, e dire ciao, vediamo se. Perché non so se gli altri non si sono lamentati, mi viene a dire che non ci sono problemi con l'audio, però No, dovrebbero ti essere si loro. sente perfettamente, Francesco. Ok, allora non lo so. Ok, grazie Daniele. Non so Mario se vuoi uscire e rientrare o non so se hai un microfono, delle cuffie che potrebbero dare fastidio. Ottimo, grazie mille a tutti quelli che mi hanno dato un feedback. Ok. E proseguendo, quindi dopo, diciamo, la breve descrizione dello sviluppo della funzionalità, vi faccio, diciamo, finendo la presentazione, aprirei Mapillary, aprirei Catasto Strade, che è un WebGIS con interfaccia Leadsmap, vi farei vedere il progetto pubblico in cui c'è la funzionalità che abbiamo implementato e poi lascerei la parte alla discussione, che peraltro se si volesse, diciamo, se la discussione fosse anche durante la presentazione, andrebbe più che bene, visto che è un workflow che abbiamo adottato, ma non è detto che sia ovviamente perfetto e che sia lo standard. D'accordo. Dunque, breve descrizione sul lavoro. La committenza, in questo caso un'impresa che lavorava per la provincia di Piacenza, ci aveva chiesto di eseguire un rilievo fotografico della rete stradale. Quindi sostanzialmente il desiderata, quello che voleva la committenza, era avere una sottospecie di Google Street View personale, quindi personale intendo con foto sue, con foto scattate da loro, che potevano controllare loro, e
di una certa parte della rete stradale. In particolare erano circa 512 km di rete stradale e volevano che queste foto fossero integrate con il WebGIS che utilizzano per consultare la rete stradale e che ha sviluppato GTR qualche anno fa, e quindi uno strumento che conoscevamo già e avevamo la possibilità di lavorarci, diciamo, in maniera abbastanza conscia. Quindi, diciamo, questa era la rete stradale, è uno screenshot preso proprio da Mapillary, la rete stradale che è stata rilevata dal mio collega. E per fare questo, quindi 512 km, sono state scattate parecchie foto, infatti vedrete che il risultato poi su Mapillary è in sostanza una specie di Google Street View per quanto riguarda questa parte della rete. E diciamo, questo era il lavoro in generale. Abbiamo suddiviso ovviamente in vari pezzettini il workflow. E prima però di passare a cosa abbiamo fatto, volevo fare due parole su Mapillary, che è stato, diciamo, l'anello di congiunzione di questo lavoro, ovvero è stata la piattaforma che ci ha permesso di avere un posto sostanzialmente dove caricare le foto e poterle visualizzare. Mapillary, sì, banalmente è una piattaforma in cui tutti possono caricare delle foto georiferite, ma in verità non è solo questo, offre, diciamo, un'API pubblica a cui potersi, da poter interrogare, che ha dei offre dei servizi di image detection, quindi banalmente vedete in questo screen una delle foto, cioè una serie di foto scattate dal nostro collega durante il rilievo. E tutti questi pallini sono delle foto, sono circa 50.000 foto in tutto, e 100.000 a dire il vero foto perché è stata scattata con una GoPro Fusion 360, quindi aveva due ottiche, quindi c'era una foto posteriore e una foto anteriore che poi sono state stitchate in post produzione per creare la foto panoramica a 360, banalmente detta. E come vedete, ho fatto uno screen di questo esempio, poi magari lo vediamo anche nella piattaforma. Si possono utilizzare dei filtri, fa dell'image detection, quindi qua riesce a beccare i cartelli stradali, vedete che anche nella mappetta è beccato. Se si naviga, adesso qui è zoomata solo una piccola parte, ma se si naviga la mappa ci sono altre indicazioni sui cartelli stradali. Fa questo e molto altro, oltre ai cartelli stradali può trovare delle altre cose. Diciamo, lo fa, dobbiamo dire grazie a Mapillary, che lo fa attraverso, insomma, algoritmi di intelligenza artificiale che utilizzano la grandissima mole di dati che viene caricata per fare, diciamo, queste azioni qua, oltre al fatto di avere la foto georiferita e di poterla caricare, di poterla fruire. Ok. Dunque, dopo aver fatto questo brevissimo accenno su Mapillary, sicuramente non esaustivo, non avendolo appunto esaminato da cima a fondo ed essendo abbastanza ampio come piattaforma, come API e come potenzialità, ecco, questo è quello che ho visto ed era, mi sembrava già molto potente. E quello che ci è servito per il lavoro era più che altro la visualizzazione delle foto, per cui comunque ho dovuto interrogare l'API pubblica. Ok, gli strumenti utilizzati per fare il rilievo. Come ho detto, non sono stato io a fare il rilievo, vedo che ci sono delle persone appunto che stanno assistendo molto più esperti di me sui rilievi e sulla fotogrammetria. Quello che è stato utilizzato seguendo l'help di Mapillary, quindi diciamo c'è una sezione su Mapillary che consigliava diversi strumenti, tra cui appunto la GoPro Fusion 360, che è stata lo strumento utilizzato per fare il rilievo, e per il resto il rilievo è stato fatto in macchina, quindi molto similmente a quanto vedete per quanto avete visto magari in giro le macchine di Google che rilevano la strada per poi andare a integrare le foto di Google Street View, molto similmente ha fatto GTR con un operatore che ha girato le 512 km della rete stradale della provincia di Piacenza con una macchina fotografica, quindi con la GoPro Fusion
sul tetto sostanzialmente, e per riuscire a rilevare appunto le strade. Per quanto riguarda l'editing dei dati, ovviamente ho messo qua PC con software free per editing dei dati, dal momento che le foto sono state appunto eseguite in campo, poi ovviamente le ha le ha portate sul computer l'operatore, le abbiamo messe su un nostro server e le ho lavorate io personalmente con un software offerto da GoPro che è gratuito, si chiama GoPro Fusion Studio. Si sarebbero potuti usare altri software più avanzati probabilmente, ma sostanzialmente quello che mi serviva era mantenere la qualità della foto e sticciare, come si diceva prima, quindi unire il fotogramma anteriore e posteriore per creare la foto a 360. E parlo di questa cosa anche, ecco, nella prossima slide, giusto. Sì. Quindi, per quanto riguarda il trattamento dei dati, sostanzialmente l'unica cosa che c'era da fare per il trattamento dei dati, almeno si sarebbero potute fare molte altre più cose probabilmente, ma quello che dal momento che c'erano tanti dati si voleva automatizzare il processo, quello che si è fatto, adesso è esemplificato in questa slide, per cui ho preso due fotogrammi e il fotogramma risultante, era prendere i fotogrammi che solitamente si chiamavano B sta per back, F sta per front, quindi il fotogramma posteriore e il fotogramma anteriore, bisognava unirli per creare il fotogramma finale, che era poi la foto 360 che veniva caricata effettivamente sulla piattaforma Mapillary e che era quella che la committenza voleva poi poter fruire nel catasto. Quindi per fare questo ho detto che ho utilizzato il programma che è gratuito, si può scaricare dal portale dal sito di GoPro, che è GoPro Fusion Studios, se non sbaglio, sì, questo qua. E perché ho utilizzato questo? Perché mi era facile utilizzarlo da linea di comando, dal momento che, essendo tantissime le foto, tantissime per da fare a mano, tantissime le foto da lavorare, quindi c'erano, allora, i fotogrammi finali erano 50.000 o 48.000, comunque l'ordine di grandezza è quello, quindi i fotogrammi da lavorare, da unire, erano esattamente il doppio, dunque siamo sull'ordine dei 100.000 fotogrammi, e farlo a mano per me non era pensabile, penso che per nessuno fosse pensabile, quindi ho automatizzato il tutto tramite uno script di Python, vabbè, comunque con uno script. In particolare questo script faceva in automatico quello che riuscivo a fare da linea di comando, cioè richiamare il software GoPro Fusion Studio, dargli il percorso della foto back, quindi della foto posteriore, dargli il percorso dell'analogo fotogramma anteriore, quindi front, dirgli come si doveva chiamare l'output, e in questo caso, il comando qua è esplicito, questi parametri qua ovviamente si cambiano man mano che il fotogramma cambia. Quindi ho fatto un ciclo in maniera che su tutti i 100.000 fotogrammi fosse GB010005, poi ci fosse GB010006 e via discorrendo. Così per il fotogramma anteriore, così per l'output, che si chiamava in una maniera coerente. E allora, vedo una domanda di Simona, grazie intanto. Allora, dove sono le fotografie? Intendo, i file stitched vengono caricati sul server di Mapillary oppure sono residenti in spazi di proprietà del cliente, ente? E i file, allora, per poterli fruire sulla piattaforma, sono caricati sui server di Mapillary. Si possono scaricare, si possono accedere. Questi qua, in questo caso i file, questi qua, le foto, l'output è sul server del cliente, però quello che noi fruiamo, quindi quello che noi andiamo a vedere sulla piattaforma di Mapillary è effettivamente sui server di Mapillary. In caso contrario, quello che bisognerebbe fare è crearsi un Mapillary su un proprio server per poter avere diciamo la structure from motion, quindi
Sono server in Europa? Non te lo so dire, penso di sì, ma Pillary è una startup finlandese e che peraltro è stata comprata da Facebook, se non sbaglio, da Meta, anzi. E però la startup è europea. Non so, sinceramente non mi sono interessato del fatto che dove fossero i server, peraltro perché i dati sono pubblici, cioè i dati sono pubblici, i fotogrammi sono pubblici. Su questo la committenza ovviamente era a conoscenza, cioè l'avevamo specificato nel preventivo e gli avevamo detto appunto quando ci siamo interfacciati per programmare il lavoro. Infatti i fotogrammi sono poi anche sulla versione pubblica del catasto strade che vi mostrerò dopo e di cui posso lasciarvi il link. E quindi non saprei dove sono i server, penso siano in Europa, ma non ci posso mettere la mano, non posso mettere la mano sul fuoco su questa informazione. In ogni caso, i dati, essendo cioè, essendo le foto, sostanzialmente questi fotogrammi qua, foto di strade, come si possono trovare similmente su Google Street View, però appunto scattate da un nostro operatore e via discorrendo, erano dati abbastanza non così sensibili da dovermi preoccupare dove fossero i server. Quindi non saprei rispondere in maniera puntuale alla domanda, penso sia in Europa. Ecco. E riprendo. Ok. Beh, se mai dopo alla fine ne riparliamo di dove sono i server, se vi interessano, perché ecco, io non mi ero interessato di questo, so solo che i dati sono pubblici e tutto qui. Ecco, riprendendo un secondo, diciamo, quello che ho fatto nel trattamento dei dati, in quello che nel capitolo, nella parte del workflow, che ho chiamato trattamento dei dati, appunto, al di là di chiamare il software GoProFusion che faceva, diciamo, l'unione di questi fotogrammi, ho fatto due o tre controlli perché questo software, questo script l'ho fatto girare un paio di volte, mi sono accorto che alcune foto non uscivano perfettamente, quindi ho controllato i metadati delle foto per vedere che fossero correttamente georeferenziate, quindi che ci fosse il geotag con le coordinate, e ho fatto anche, come vedete qua nel comando, do anche, al di là che potete non capire quello che succede da linea di comando, questo meno width 5760 è la larghezza in pixel del fotogramma in uscita, quindi gli impongo che la larghezza sia quella lì, in quanto volevo ottenere delle foto, dei fotogrammi finali con 16 megapixel circa di dimensione, un po' di più di 16 megapixel, che era quello che mi garantiva peraltro la GoPro. Avevo visto che questo non accadeva sempre, quindi ho dovuto fare un controllo sui fotogrammi in entrata, sia sulla presenza o meno diciamo della posizione, quindi del geotag nei metadati, sia sulla effettiva dimensione, perché poteva essere che alcuni fotogrammi, per qualche motivo, diciamo, no, sconosciuto, fossero di dimensioni inferiori. Okay. Questa era la parte, diciamo, più artigianale, oserei dire, è stata la parte più artigianale del lavoro, perché è stata cucita un po' su questo tipo di dati e su questo tipo di lavoro. E vabbè, qui diciamo riassumo un secondo quello che ho detto prima voce, quindi c'è stata appunto la gestione, il fatto di automatizzare tutto tramite uno script in Python, poteva essere in qualsiasi altro linguaggio, conoscevo Python e mi sembrava più maneggevole, quindi ho fatto Python, deve essere semplicemente solo linea di comando e bash script, era per il fatto che c'erano tanti fotogrammi e qualità maggiore di 16 megapixel per coprire i 512 km, come già detto, di rete stradale. Dunque, a questo punto abbiamo le nostre foto, le abbiamo caricate tutte su Mapillary. Sì, quello che non ho detto è che lo script in una seconda fase caricava anche le foto su Mapillary, ma lì è abbastanza facile. Su Mapillary una persona per caricare le foto deve avere un profilo, quindi io, Francesco Bursi, ho un profilo che si chiama Francesco Bursi, e posso far parte di un'organizzazione, poi magari vediamo un attimo il mio profilo di Mapillary, che non ha particolari segreti, e quindi io ho creato un'organizzazione GTER, ed è possibile, diciamo, affiliare altre persone che si trovano a Mapillary a quell'organizzazione, in maniera che
tutti i fotogrammi siano sotto, quindi sia possibile filtrare tutti i fotogrammi di Gitea, tutti i fotogrammi di Francesco Bursi, e quindi poter accedere ai fotogrammi di nostro interesse, perché sennò Mapillary è un calderone di fotogrammi. C'è il turista che fa la foto alla Torre di Pisa col cellulare, e ci sono le persone che fanno i rilievi, cioè come noi, che hanno fatto i rilievi delle strade con la GoPro Fusion, con fotogrammi a 360 panoramici, quindi diventa un calderone se non si potesse filtrare. Non è come Google Street View, che invece ha uno standard di qualità e è finalizzato, cioè ha un certo fine. Ecco. E appunto, per lo sviluppo della funzionalità su Leadsmap, riguarda un po' più Leadsmap che Mapillary, quello che si è fatto è, c'è un WebGIS con Leadsmap come parte di client, comunque come parte di client, si è fatto in modo che cliccando su un tastino su Leadsmap venisse fuori un layer su questa mappa, quindi venissero fuori tutti i punti che sono stati rilevati, e cliccando sul punto ci fosse la possibilità di visualizzare la singola foto ed eventualmente di accedere poi a Mapillary. Vi faccio comunque vedere insomma il catasto strade, quindi il WebGIS che abbiamo fatto qualche anno fa, e vi faccio vedere la funzionalità che abbiamo sviluppato da poco. Allora, sì, questa è l'interfaccia. Ho messo qua uno screen, ma è più chiaro probabilmente quando ve lo faccio vedere. Questa è l'interfaccia di Leadsmap, come vedete, del catasto strade della provincia di Piacenza. E, cliccando qui su questo occhio, si può visualizzare tutto questo layer di pallini verdi che richiamano l'interfaccia di Leadsmap, in cui le foto sono delimitate, cioè denotate, insomma, vengono evidenziate con i marker, sono dei pallini verdi, e in questo tab laterale si può vedere la foto, si può andare da una foto all'altra, questo triangolino segna dove siamo, girandoci e navigando la foto, poi vedremo che il triangolino dovrebbe seguire l'orientazione di quello che noi stiamo guardando, e ecco, questa è molto velocemente la funzionalità che abbiamo sviluppato. A questo punto, sì, ho fatto giusto due o tre conclusioni prima di passare, magari continuando a condividere lo schermo, passare a vedere un po' Mapillary, quindi vi faccio vedere che cos'è e vi faccio vedere eventualmente il catasto strade. Se ci sono domande, appunto, fatele pure, perché sono andato molto veloce per rimanere nei 20 minuti di questa presentazione. Quindi, quello che mi sono portato a casa da questo lavoro, non conoscendo Mapillary in precedenza, è che la piattaforma è molto ampia e ho studiato una piccola parte di quello che può fare. Come vi dicevo, c'è la possibilità di fare image detection e mi sembra molto altro. Eventuali sviluppi futuri da parte di GITAR potrebbero essere appunto una maggiore integrazione con Leadsmap, e ad esempio qualora si effettuassero più rilievi dello stesso manufatto, della stessa strada in questo caso, in momenti diversi, quindi tra un anno, tra due anni, e la possibilità di fare analisi, cioè le chiamate analisi temporali, comunque di fare un confronto temporale, quindi stesso manufatto inquadrato in tempi diversi. Una cosa dal mio punto di vista molto positiva, in generale, perché qua nei jailbreak parliamo molto spesso di open source, è appunto che al di là del fatto che abbiamo dovuto comprare, ovviamente non ce l'hanno regalata la GoPro, diciamo tutto il resto del workflow è stato fatto con strumenti se non open source free, perché GoPro Fusion Studio è gratuito ma non è open source, si potrebbe cambiare con un software tipo Eugene, che non conosco benissimo, ma è analogo per gestire le immagini. In due o tre occasioni, avendo caricato molti dati, ho dovuto contattare l'assistenza di Mapillary, che mi ha risposto sempre abbastanza prontamente e anche abbastanza interessata al lavoro. Ovviamente loro hanno interesse che venga popolato il loro database, però è un servizio, tra virgolette, gratuito che offrono loro, guadagnano i dati,
che sono tanta roba, ma comunque offrono una serie di cose che sono notevoli. E quello che vi dicevo prima, appunto, anche il fatto di farsi un profilo su Mapillary, rilavorare in team, non l'ho esplorato così bene, però ho visto che si possono creare delle organizzazioni, aggiungere delle persone, quindi possiamo essere io, Simona, Roberta, eccetera, eccetera. Quindi, allora, diciamo che io avrei finito. Se non ci sono domande, o anche se ci sono, comunque continuo a condividere lo schermo e vi faccio vedere la piattaforma Mapillary e poi in un secondo momento il catasto strade. Ok, intanto che aspetto le domande, esco un attimo dalla presentazione e apro Mapillary. Allora. Allora, intanto vi faccio vedere quello che è. Allora, come vedete io entro già loggato come Francesco Bursi e vabbè, qua mi fa vedere di base tutto il mondo, ma concentriamoci su quello che abbiamo rilevato noi, quindi My Coverage. Zoom un po' per far capire a tutti. Sì, dal momento che deve caricare parecchi dati, anche la piattaforma che è ultra ottimizzata ne risente un po'. E noi siamo qua a Piacenza. Come vedete qua ho una serie di sequenze di fotogrammi, quindi sono solitamente slot di 500 fotogrammi che vengono caricati su Mapillary per motivi loro di ottimizzazione. Quindi non è che ho deciso di caricarne 500 alla volta. Comunque la rete stradale è questa qui. E se noi ci posizioniamo, ad esempio, andiamo, ci posizioniamo qua, vediamo se clicchiamo un fotogramma carino, quindi tutta questa linea blu è una striscia di fotogrammi, zoomando di più si vedono i singoli fotogrammi, si possono interrogare, qua possiamo chiudere questo, e vabbè, si può cambiare lo sfondo, eccetera, eccetera, la foto si può scaricare. Quindi qua ingrandiamo la foto, come vedete questa è la foto, questa è la macchina del nostro collega che ha fatto il rilievo. In questo caso ovviamente dal punto di vista del rilievo si poteva fare un po' meglio, nel senso che come vedete si vede la macchina, non è il massimo, però diciamo la committenza andava bene così, avevamo provato anche con un'asta che era consigliata dal tutorial di Mapillary. Però non era molto stabile, diciamo, e quello che volevo farvi vedere che era molto interessante era che, se riusciamo a beccarli, si possono aggiungere dei filtri, quindi qua si possono aggiungere dei filtri, quindi il nome dell'utente, la data, se la foto è 360 o no, e quello che avevo fatto prima era far vedere i segnali del traffico, no, in questo caso... Comunque, ok, qua possiamo decidere di far vedere i segnali del traffico. Come vedete mi disegna nella mappa e se io mi sposto avanti, quindi dovrei riuscire a vederli anche dalla foto che sono segnalati. Era semplicemente la GIF che vi facevo vedere prima. Ok, me l'ha beccato, solo che sono andato avanti, ecco. E questa qua è una delle, una delle cose, secondo me, molto interessanti per chi fa manutenzioni stradali. Non li becca tutti, cioè dipende. Io ho visto che li becca tutti quelli che segnavo, però bisogna mettere settare i filtri in maniera corretta. A questo punto vi faccio vedere anche il catasto strade, che effettivamente, cioè, qua abbiamo solo caricato le foto, banalmente, 13 dicembre. E vi faccio vedere anche il catasto strade, che è effettivamente quello che abbiamo fatto. Probabilmente quello che si vede è molto simile. E come vedete, questa era... Scusate, ho perso. Okay. Come vedete, questa era... questa è l'interfaccia di Leadsmap. Questo qua è la provincia di Piacenza, quindi la rete stradale di Piacenza che abbiamo rilevato. Possiamo anche nel catasto, quindi è stata integrata sostanzialmente la funzionalità di Leadsmap, che non vi ripropongo perché vi ho già fatto vedere nel catasto, il triangolino si muove,
possiamo anche farlo muovere in automatico, e peraltro una cosa che si può fare anche in Leadsmap, ma lo facciamo di qua, possiamo far andare più veloce avvicinandoci a questa lepre, scusate, e vedete che il triangolo va più veloce e se cambiamo l'orientazione si gira. Volendo avere appunto un po' più di controllo, possiamo accedere a Mapillary, al fotogramma in Mapillary, e appunto ci riporta alla piattaforma di Mapillary. Ecco, diciamo che questo è stato il workflow che abbiamo seguito e gli strumenti che ne sono venuti fuori. Probabilmente sono andato un po' veloce e sicuramente su alcuni aspetti sono stato molto superficiale, un po' per mancanza di tempo, e dal punto di vista del rilievo con la GoPro Fusion anche per mancanza di conoscenze, dal momento che io ho solo preso i dati e li ho lavorati, ma non sono un esperto di fotogrammetria. Se avete domande o osservazioni o curiosità, fatemi sapere, se no io ho una domanda per Simona, visto che sapere il motivo del suo interesse dei server, magari sono cose che io non so, del fatto di dove fossero i server, se in Europa o da qualche altra parte. Ciao, mi sentite? Sì, ciao. Ciao. Beh, Francesco, complimenti per l'esposizione e per l'argomento. Io stavo scrivendo in chat un'altra domanda per te. Allora, rispondo alla tua. L'interesse nel sapere se i server sono in Europa oppure in altre parti del mondo, oppure se in locale dall'ente. Più che altro dall'ente, hai capito? Io mi occupo principalmente di pubblica amministrazione e spesso è una domanda che mi viene fatta: ma i dati dove stanno? I dati sono nostri, li abbiamo noi, sono sui nostri computer in locale, anche se magari il locale non verrà più utilizzato, comunque sia sono in cloud certificati, su Aruba, sono in Europa, punto interrogativo. Beh, è un discorso che si può approfondire. Nato Mapillary come progetto finlandese, quindi confido che i server in partenza siano in Unione Europea. Essendo stati però, come dicevi, acquisiti da Meta o da Facebook, non so di chi possa essere adesso l'intestazione, la ragione, ci si potrebbe fare delle domande, però è vero che nel momento in cui all'ente viene comunicato il fatto che i dati sono pubblici e che qualsiasi persona li può consultare, così come Street View, il problema non si dovrebbe più porre, salvo il fatto appunto di conoscenza propria, di sapere dove stanno, che è comunque una cosa buona da approfondire, secondo me, a livello discibile. Una cosa invece che volevo chiederti, perché ho capito male, probabilmente ho capito male, il discorso segnaletica stradale, mi sembra di aver intuito in alcuni punti che la segnaletica l'hai inserita tu e in altri che invece hanno un algoritmo di intelligenza artificiale. Se lo sai, potresti approfondire? Non lo so così bene, perché diciamo la mia conoscenza, dal momento che non era un desiderata della committenza, è una cosa che gli ho fatto vedere, come dire. Peraltro, Paolo, ho visto la tua domanda in chat, adesso ci arriviamo. È una cosa che ho detto, guardate, esiste, si potrebbe approfondire, però la segnaletica stradale non è stata inserita da me, quindi io ho caricato le foto sono processate un po' perché devono, non so, togliere, banalmente cancellare le targhe delle altre macchine che si incrociavano e fare un po' di lavoro sui dati, un po' di controlli. E durante questi controlli, da quello che ho capito io, ed è quello che interessa soprattutto a Facebook più che il fatto di possedere tutti questi dati, cioè è il fatto di poter estrapolare delle informazioni dei dati, che sono queste cose qua della segnaletica stradale, e sono tirate fuori con appunto algoritmi di intelligenza artificiale. Quindi questi segnali qua non li ho messi io, cioè li tira fuori Mapillary in automatico, nel senso in automatico vengono fatti girare degli algoritmi sopra, quindi ecco, questo è quello che ho capito io. Però ammetto che non ho approfondito così bene, quindi sì, se mi chiedi quali reti neurali utilizza l'algoritmo, non lo so, ecco.
Per quanto riguarda i server, allora, dal momento che ci sono tantissimi dati in tutto il mondo, secondo me è difficile che siano solo in Europa a questo punto, soprattutto dopo che li ha comprati Meta. Un'altra cosa che voglio dire su Meta, che secondo me Meta, cioè, l'idea che avevo inizialmente era che volesse privatizzare, comunque fare probabilmente quello che vuole fare Google Street View. In verità, secondo me gli interessa più la parte di avere tanti dati su cui lavorare per fare, diciamo, queste cose qui e altre cose ancora che io non immagino o non conosco, perché so che ci stanno lavorando anche con le nuvole di punti su Mapillary, cose di cui io non so, cioè non so neanche cosa vogliano farci. Però ecco, quindi secondo me i server non è detto che siano solo in Europa. Cioè, quindi per rispondere a un ente che mi chiede questa cosa, bisognerebbe informarsi e fargli anche notare però che una volta che si caricano su Mapillary, i dati, cioè, li posso scaricare, questa foto la posso scaricare io, come la possono scaricare tutte le persone che accedono a Mapillary e mettono come filtro utente Francesco BRS. Quindi se ve la metto in chat la trovate. E forse a quel punto Mapillary non è più lo strumento adatto. Se loro vogliono avere, diciamo, le foto solo per sé, ecco. Ok. E allora, invece c'è una domanda di Paolo Corradeghini, quindi ciao Francesco, quanto tempo vi ha richiesto l'acquisizione dei dati e quanto invece l'elaborazione delle immagini, l'upload e la finalizzazione del lavoro su Mapillary? Allora, l'acquisizione dei dati, quindi il rilievo in sé, ha richiesto 7-8 giornate lavorative, e in verità anche meno, solo che le prime 2 o 3 giornate c'era la nebbia, quindi non erano. Molte volte ci sono stati dei problemi di umidità sulla lente, e quindi non venivano bene le foto, oppure c'erano delle macchie di umidità e non era un granché, e soprattutto era difficile accorgersene da parte dell'utente, cioè dell'operatore che faceva rilievo, perché lui doveva guidare, non poteva continuamente ad ogni fotogramma scaricare il fotogramma e guardarlo. Ecco, quindi abbiamo impiegato un po' più di giorni, invece che 4 o 5 preventivati, 7-8 se non sbaglio, in cui abbiamo cercato di beccare le ore centrali in cui il sole non fosse troppo basso, e in cui comunque la nebbia si fosse già diradata, perché zona di Piacenza, non verso le colline, ma ovviamente verso la pianura, la nebbia la faceva da padrone d'inverno. L'elaborazione delle immagini, dopo eventualmente vi passo anche un repository che ho utilizzato con tutti gli script e gli stratagemmi per elaborare le immagini, quindi lo script di Python è un repository pubblico su GitHub con lo script insomma, da cui si può prendere spunto. Allora, avendomi il mio collega ha caricato le immagini sul server un po' in maniera random, quindi faceva un rilievo un giorno, tornava a casa, mi caricava le foto, e diciamo che per processare un 20.000 fotogrammi con il computer, lasciavo lavorare un computer insomma, di Tiziano in ufficio, e lo lasciavo lavorare una notte e ce la faceva. Quindi oserei dire che con la mole di dati che abbiamo dovuto lavorare, in una o due notti ce la si poteva fare, presupposto che tutto andasse secondo i piani, cioè nel senso che diciamo lo script di Python continuasse a girare senza interrompersi. Alternativamente, l'elaborazione delle immagini si doveva fare manualmente ed era un po' più fastidiosa, nel senso doveva esserci uno lì a controllare che non si fermasse. L'upload su Mapillary invece ci ha impiegato un po' di più. Però anche lì siamo dell'ordine di 1 o 2 giorni, quindi li caricavo a slot di, non so, 10-20.000 immagini, li buttavo tutti su. Si è impiegato un po' di più perché per caricarlo, ma intanto ci mette un po' proprio il tempo di trasferimento dei dati dal mio server o computer, ovviamente c'è un programmino molto facile, devi fare solo un drag and drop dei dati, solo che è proprio il dato, il giga di dato, quello che è, ci mette un po' ad andare sui loro server. In più l'output non lo vedi subito perché, come dicevo, loro fanno un po' di controlli, quindi puliscono, non so, oscurano le targhe delle altre macchine, quindi l'output non lo vedi
subito dopo che hai fatto l'upload, se te carichi una foto che ci mette, non so, 30 secondi, 10 secondi, l'output non lo vedi subito, ma aspetti un po' di tempo dopo, e quel po' di tempo poteva essere un'oretta, due orette, quindi tu i dati li hai già caricati, ma aspetti che loro ci lavorino un attimo e quindi l'output lo vedi dopo una o due ore, quindi c'è da tener conto di questa cosa qua, se si ha fretta o se si devono caricare cose. Dei parametri molto specifici non ce li ho, perché le foto mi sono arrivate in più tranche, quindi quando mi arrivavano io le lavoravo, però indicativamente sono questi, quindi per processarle ci si metteva una o due notti, facevo lavorare solo computer di notte, per caricarle analogamente uno o due giorni con i 50.000 fotogrammi. Ecco. Grazie. Allora, domanda interessante, a che velocità avete acquisito le immagini? Allora, inizialmente andavamo veramente piano, cioè quindi il collega andava molto piano, dai 20 ai 30 km orari. Abbiamo visto che però fino ai 45, 50, che velocità si intende, la velocità dell'autoveicolo o i frame al secondo? In ogni caso è abbastanza correlata la cosa, nel senso che se uno va molto veloce dovrebbe prendere più immagini al secondo. Ok, auto. E quindi stava sotto i 50 km orari e penso che non abbia mai superato i 60, ecco. Comunque fino a 50 km orari abbiamo visto che il risultato era abbastanza buono. Non abbiamo provato a prendere in autostrada i 130, quindi ecco, tra l'altro le indicazioni di Mapillary non danno, dicono di andare, di fare un po' a naso, se non sbaglio, potrei sbagliarmi. Comunque oserei dire che fino a 50 km orari, se si fa un fotogramma o due al secondo, che si può impostare appunto sulla GoPro, è abbastanza, il risultato è insomma, gradevole. Ecco. Ok, beh, se allora una cosa faccio. Allora, no, la faccio quando pubblicheremo il video. Quando pubblicheremo il video, magari i link al catasto strade, vabbè, a Mapillary lo trovate a mapillary.com. Il link al catasto strade, eventualmente al repository per chi avesse. In futuro, cioè il repository non è niente di che, sono solo i miei appunti che ho dovuto, che insomma mi sono segnato nel caso questo lavoro si dovesse ripresentare per un altro ente, per lo stesso ente tra due anni. Quindi ci sono lo script per caricarlo su Leadsmap, lo script per scaricare i dati e lo script per appunto lavorare, sticciare i dati. Quindi sono pubblici, cioè, insomma è un repository pubblico, ve li lascerei nella descrizione del video che ci sarà su YouTube. E ecco, così qualora qualcuno volesse consultare oppure se ci fossero delle domande mi può scrivere o me lo segnala qua, apre una issue o ci scrive su GTR, insomma da questo punto di vista abbiamo un po' di canali di informazione aperti o il gruppo Telegram via discorrendo. E va bene, allora se non ci sono altre domande io interromperei la registrazione e vi saluterei, vi darei una cosa che non ho fatto vedere, scusate, mi stavo dimenticando. Prima di chiudere vi lascerei con il prossimo Geobreak, di cui si parlerà di open source e in particolare con Luca De Lucchi e per quanto riguarda il Fosfor G che quest'anno si terrà, sarà in Italia, a Firenze, e 18 maggio alle 9. Se non ci sono altre domande, io vi ringrazio per la partecipazione a chi ha fatto domande o a chi ha assistito. E se vi dovesse venire in mente qualcos'altro, noi siamo disponibili appunto sui canali che dicevo prima, quindi Twitter, mail, canali LinkedIn, Facebook o Telegram, ovviamente personalmente su GitHub, se ci sono delle cose particolari sugli script. E grazie mille delle domande. Ci vediamo il 18 maggio per chi ci sarà.
Buona giornata e niente, buon lavoro. Grazie mille.